Ben ritrovati dopo una lunga assenza dal canale. Siamo stati un attimino presi a piantare pomodori. Come sempre, ormai sapete che in questo periodo non si pianta pomodori. Per colpa di Vessor, naturalmente. Tutta colpa sua. Anche perché lui diventa il nostro datore di lavoro in questo periodo. E quindi il nostro amore per lui è sempre incondizionato. Ovviamente, sì, ovviamente. Manca in questo video lui perché c'è ancora da fare, da sistemare. Deve rimettere a posto le robe, insomma, sì, sostanzialmente. Noi piantiamo e basta, noi siamo la manovalanza, quella più base, lui c'ha da preparare da fine. Sottopagati, naturalmente. Sottopagati, sì, mi raccomando, denunciatelo anche voi. No, vabbè. Si è detto mille volte di fare il vlog per dire che non ci siamo, che eravamo assenti. E puntualmente la sera, stanchi, o c'erano degli imprevisti al lavoro, ovviamente, o si era stanchi morti, o proprio fotte sega di YouTube. Sì, ma cioè, nel senso, volevamo fare anche una cosa veloce, nel senso, ci prendiamo col cellulare e lo facciamo. Tanto il mio bellissimo cellulare fa video in 4K, potevo farlo anche molto meglio di questo video, ma lasciamo perdere questi discorsi. Però la voglia era proprio pari a zero. No, non so, se arrivava in condizioni abbastanza pessime. Anche qualche giorno libero, ma l'ultima cosa che abbiamo pensato è... Anche dire, registriamo un video oggi. No, no. Un attimino da fare, scusate. Niente. Quindi grazie per chi si è informato che ci ha visto sparire... Preoccupandosi di una catastrofe magari o roba del genere. Non ce l'aspettavamo sinceramente, qualcuno fosse così affiatato nella nostra fanbase, diciamo, via. Sì, invece siamo stati piacevolmente sorpresi. Grazie. Per l'interesse. Ci soprattutto per loro, perché tanto almeno mi vedete poco già di mio, sicché non è che abbia sentito la mia mancanza. Non è che a me. Dettagli. Più che altro si sono preoccupati del pezzo. Vabbè, adesso che lui fa video. Sforna video a una velocità impressionante. Noi così, a perdita di tempo proprio, però vabbè. Siamo brutte persone. No, ci stiamo ripromettendo ora di ripartire con il Good Gaming Morning, attenzione. Sì, ci proveremo, dai, una rubrica... Noi ci proviamo a dirlo, però dai, soprattutto io e lui, cercheremo di farla almeno questa cosa. Non fare già così, è un anno che lo diciamo, è un anno che si dice, è un anno che non lo facciamo, però... No, dai, questa volta siamo motivati un pochino di più. Già. Tentiamo un attimo di fare... Dobbiamo decidere bene male la location. Per lo più è quello il grosso a fare ora. Pensate, fra tutto quello che possiamo. Il problema è la location, farlo, sì, perché siamo persone. Poi brave. Magari non faremo come se l'ha detto all'inizio, che volevano farlo tutti i giorni. Cioè è impossibile, è improponibile, è una cosa del genere. Abbiamo fatto i primi però, un anno. Se quindi riusciamo a farne tipo una settimana, già secondo me sarebbe già un traguardo. Poi magari se vediamo che è in grana, ci sta anche che riusciamo a fare qualche uno di più. Però vediamo, insomma. Sì, dai, se l'ha detto pure di farlo in live tipo la domenica mattina. Sì, ha detto tante cose, ma vabbè, la live però è colpa della fibra. Non ce l'abbiamo ancora. Quando arriva, doveva già essere arrivato da 2 anni? Quant'è? Sì, poi a quest'ora ci sono gli operai che stanno stanno finalmente facendo lavori, sembra, quindi dovrebbero attaccarla, ma... La stanno attaccando a tutte le case tranne alle ancora nostre tre. Ancora qui non ci diciamo sono, la verità. Però ok, piano vediamo, piano speriamo che in quest'estate vorremmo partire, insomma, a fare anche le live che ci interessavano. Sì, può essere una nuova esperienza divertente. Ormai non ci attaccheranno mai. Vabbè, il succo del vlog, insomma, è che torneremo. Sostanzialmente non è che ci abbiamo molto con altro. Calma, forse, se ci va. Però sì, torniamo. Sì, sì. Poi tanto per eventuali cose vi aggiorneremo se appunto faremo questa Good Gaming Morning. Sì. Via via vi terremo sempre più aggiornati, insomma. Anche perché comunque mi piace l'idea, perché voglio parlare non solo, insomma, del gioco di per sé, anche perché noi trattiamo più che altro indie e meglio indie. Quindi parliamo di indie anche in un'altra maniera. Parleremo anche di indie, ma io parlerò anche di altro. Perché no, beh, sinceramente sì, me ne sbatte sì, ci siamo capiti. No, sì, è bello anche parlare di notizie per comunicare con certo, voi. Noi certo facciamo il video così voi ci potete rispondere. Visto che le news sul mondo. Anche perché se devo parlare a uno schermo senza risposta, sinceramente, dopo un pochino mi sfascio. Beh, sono triste. Sì. E invece di parlarne fra noi tipo al bar, almeno. E parliamo con tutti. Se c'è botta e risposta saremo molto contenti. Sembriamo convincenti, vero? Ci proviamo, diamo il meglio di noi. Se poi ci riusciamo è un altro discorso, però intanto ci proviamo. Ci proveremo. No, un po' d'argomenti già ce l'abbiamo pronti. Sì, sì. Anche se ora non mi sfuggono, però insomma, ce l'abbiamo. Sì, ce l'ho tantissime pure. Io il primo video che volevo fare su Good Gaming Morning era di insultare Scrap Meccanico, perché mi hanno detto coglioni che non stanno facendo ancora un cazzo di pace. Sì, basta. Però vabbè, poi vediamo. Già lo diamo per motivi nostri quel gioco, poi ora... Però ci volevo fare uno per dirgli che sono delle merde, sì, anche se non lo vedranno mai, però volevo fare un video per dire che sono strozzi, che non stanno facendo niente, però già. Ora vediamo un po', via. Io volevo giocare a Portal Knight, ma... Non ha avuto successo quel gioco. Portal Knight. Ora che era uscito su console, è vero. Avevo una mezza idea di fare qualcos'altro, ma
tanto visto che non ha attecchito. Beh sì, non ha fatto grande successo su YouTube, però come vendite va bene. Come vendite va benissimo. Sono contento perché è un gioco che si è detto all'inizio merita perlomeno. A me mi piacque al tempo, anche perché comunque oltre al solito crafting e vai a giro a fare quello che cacchio ti pare, c'era comunque una certa, diciamo, storyline, anche se in realtà non era proprio una storyline, nel senso andavi in giro, comunque c'avevi degli obiettivi da rispettare, ecco, non era proprio puramente fai quello che cavolo ti pare. Fra i simil Minecraft, diciamo, quelli che hanno preso forse è uno di quello Minecraft che mi era garbato di più, sinceramente. È il più originale, perché anche Boundless che abbiamo provato, sì, carino, ma comunque c'era lo stesso problema, secondo me, comunque, sì. A parte che è ancora un po' povero di contenuti, perché alla fine girato i tre pianeti principali c'avevi poco altro da fare. Infatti ora stiamo aspettando qualche altra introduzione. Vabbè, quello è veramente indietro ancora. Si prospetta bene, vediamo un po' però. Cos'era, pre-alpha o era un'alpha? Mi sa pre-alpha. Non ho più memoria, però mi sembra pre-alpha. Vabbè, direi che questo è quanto. Fa male il dito. Cioè, a tutte e due fa male. Le piantine, quelle morte, bisogna bucare la terra. Fa male il dito. Sì, fa male anche a me il dito. Però sembra un po' brutto. Facciamo noi con questo dito? Direi di finirla qui perché mi sembra che stia prendendo una piega brutta questo video. Stiamo divagando in una maniera indegna. Sì, va bene così, dammelo dai, è durato un pochino di più, se no abbiamo detto due fregnacce. Ma sì, chiacchieriamo. Anticipiamo un po' il Good Gaming Morning. Sì, perché alla fine a me piacerebbe fare una cosa così, una chiacchierata tra di noi. Ma sì, anche con una birra. No, birra no, magari. Beh, dipende a che ora registriamo. Se diciamo alle 10 del mattino non mi sembra il caso. Beh, se ci svegliamo alle 4 della mattina ci sta bene alle 10 del mattino con una birra, se no no. Sì, vabbè. La birra fa bene. Già, e dopo questo noi vi salutiamo e ci vediamo prossimamente. Ciao! Ciao ragazzi! E ragazzi. E trans. E chi ancora non ha deciso? Basta. Finito. Ah, fra l'altro bisogna stare attenti alle parolacce. Ma mi porta una sega, poi... No.